io sono Marianna, la referente di musicoterapia di Alice e sono molto contenta di far parte di questo gruppo. Ho iniziato a novembre del 2021 e ho creato subito con loro una bellissima sinergia. La riabilitazione è una delle cose essenziali nella vita, secondo me, quando uno prende un ictus, una malattia o cose del genere. Sono cose molto molto importanti e non devono essere prese sotto gamba. Questo gruppo è cresciuto, è maturato ed è comunque riuscito a fare dei grandi progressi. Mi auguro appunto che in un futuro questo gruppo aumenti, ma è veramente importante anche a livello di testa, perché comunque ti allontana dai problemi, ti allontana, non so, siamo tutta una cosa sola, non ci vedi. Io sono Maurizio Scarpa, musicoterapeuta e suonoterapeuta. Io sono Margherita De Palmas, musicoterapeuta. Mi occupo nella fattispecie in questo progetto dedicato ai malati da ictus, quindi afasici, della parte riabilitativa musicoterapica. Io invece mi occupo della parte più corale e musicale, che va a curare quegli aspetti della socializzazione di queste persone. Nell'insieme abbiamo creato con ovviamente l'associazione Adi Alice questo progetto che va a coinvolgere persone che non avendo perduto la facoltà della parola per un ictus, un evento ischemico importante, a riabilitare e riportarli in una condizione di capacità di dialogo. Il fatto poi di potersi incontrare con altre persone con gli stessi problemi permette loro di condividere problematiche simili e di viverle emotivamente attraverso la musica. Quindi l'unione della riabilitazione della parte corale è andata a colmare quelle lacune che si vedevano spesso nella parte riabilitativa, cioè il coro ci ha permesso di convogliare e direzionare tutte queste energie importantissime. Vedervi qua tutti insieme, è bello vedervi cantare. Volontaria di Alice Alba, sono dal 2012 che Alba si è aggregata all'Alice Cuneo, quando presidente era il dottor Bonatto. La cosa che mi preme segnare, ecco, è che la difficoltà purtroppo rimane sempre per i pazienti che vorrebbero aggregarsi al coro, ma i costi del trasporto purtroppo diventano pesanti e quindi ci sono delle difficoltà. Il nostro progetto è quello di dire che la velocità è vita, la velocità di portare la persona all'ospedale e che sia possibile immediatamente arrivare a una soluzione. Per me penso che il coro è la mia vita, la vita è l'armonia, è l'allegria, è mi dà la forza di vivere
con tenacia, con la grinta, con tutto. Questa mattina ho partecipato al volontariato, ho prestato servizio dando dei volantini per l'associazione Alice. Alice è un'associazione per ragazzi e persone che hanno avuto problemi con l'ictus. Io questa mattina ho accettato di prestare servizio qua perché dare servizio a persone che hanno bisogno è sempre la cosa bella. Vi saluto a tutti e donate sempre. Alice, l'acronimo dell'associazione Lotta all'Ictus Cerebrale, è nata per intuizione di Alessandro di Aosta, che già alla fine degli anni 90 ha incominciato a convocare, ha convocato personalità della neurologia di tutta Italia e in particolare in Piemonte era ridotta esclusivamente a Torino alle Molinette, cioè a Cuneo è stato il dottor Di Manico che mi ha proposto a me e alle sue due collaboratrici di fare un'organizzazione, un'associazione di pazienti o di parenti di persone affette da ictus. Parlarvi della nostra associazione vuole dire parlare del volontariato, del fatto che noi ci crediamo fermamente perché siamo convinti che ognuno di noi dovrebbe fare qualcosa per il prossimo, nell'accezione laica di quello che è il prossimo. In tutti questi anni abbiamo cercato di fare il possibile, insomma, sulla prevenzione. Difatti per la prevenzione specifica abbiamo fatto diverse giornate di screening dei fattori di rischio e questo era un po' rivolto a un pubblico adulto che veniva nelle nostre piazze, insomma, e facevamo tantissimi incontri anche nei comuni, erano incontri a volte preserali, a volte serali, dove spiegavamo appunto quello che bisognava fare per evitare di avere questa patologia che è così oltretutto invalidante. Per il benessere così psicofisico abbiamo fatto dei corsi sia per esempio di yoga della risata, che sono stati veramente partecipati, molto belli. Poi continuiamo a fare corsi di Qigong, di Tai Chi, corsi sul mandala, corsi di floriterapia, corsi di field walking, insomma, sul movimento, perché è veramente, veramente importante. È l'acronimo di Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale. L'ictus è la prima causa di disabilità e terza di morte in Italia. Per questo da alcuni anni noi portiamo avanti questa attività di coro degli afasici, perché un soggetto su tre dopo l'ictus soffre di afasia. È importante il progetto di lotta all'ictus e all'afasia perché si crea come una grande famiglia in cui tutti si partecipi in questa lotta comune. I familiari, coi volontari, con gli enti, le istituzioni, gli operatori. Si crea una lotta comune per fare fronte e cercare di superare questa difficoltà che impatta così fortemente sulla comunicazione.
Voi pensate cosa può significare una persona che non riesce più a comunicare, quanto è invalidante. Per questo è importante continuare a lottare contro l'ictus ed è importante sostenere Alice. È importante anche attraverso il 5 per 1000. È importante scrivere il codice fiscale 960679 800043. Grazie di cuore.